Buonasera, benvenuti alla parte conclusiva di questa puntata di Trieste in diretta. Come spesso accade, come si dice, in previsione del prossimo appuntamento con la stagione d'opera del Teatro Verdi, ci occupiamo appunto non solo, ma in buona parte dello spettacolo che andrà in scena dal 27 febbraio all'8 marzo ed è un titolo che non ha bisogno di presentazioni, La Madama Butterfly di Puccini. Come del resto non ha bisogno di presentazioni il sovrintendente del Teatro Verdi, dottor Claudio Razzi, che è il nostro ospite. Buonasera, Buonasera a lei e ai telespettatori. dottor Razzi. Allora, non c'è stato nemmeno, come si dice, non c'è stato nemmeno il tempo di riprendersi dal successo dell'occasione Fa il ladro, che subito si riparte con un'altra opera. Un'opera che, parlando, intanto ci sono le prove, in questi giorni appunto al Teatro Verdi. Noi abbiamo le immagini che abbiamo realizzato questa mattina, quando peraltro si provava una delle scene più intense, cioè quella del suicidio, insomma, di Madama Butterfly. Un'opera molto attesa, però un'opera che ci hanno detto sia il direttore d'orchestra Renzetti che la protagonista, il soprano Marilyn Nizza, un'opera molto coinvolgente per gli artisti. Uno pensa che un artista possa anche essere abituato a nascondere le emozioni, eccetera, invece tutte e due hanno detto no, questa è un'opera che ti prova proprio dal punto di vista emozionale. È un'opera da brivido che si rigenera ogni volta che torna in scena, si rigenera nell'interpretazione degli artisti che la realizzano sempre in maniera commovente, molto, molto forte dal punto di vista, con sensazioni molto forti dal punto di vista anche emozionale. E il pubblico altrettanto viene coinvolto da una musica che non ha eguali, no? È una musica immortale quella che scrive Puccini in questo caso. Per questo, come spesso abbiamo detto anche in questa sede, è importante proporre il grande repertorio, il cosiddetto grande repertorio, perché non sono mai appuntamenti consueti. Ogni volta che una grande opera va in scena possiamo scoprire un risvolto nuovo, un'emozione nuova. Allora, facciamo così, dottor Razzi. Intanto vediamo, abbiamo intervistato questa mattina sia appunto Renzetti che Amarilli Nizza e abbiamo chiesto loro intanto proprio cos'è la Madama Butterfly, proprio, no? Sia dal punto di vista del direttore d'orchestra che dal punto di vista della protagonista. Vediamo quello che ci hanno raccontato questa mattina. Sono due brevissime interviste, come sempre, insomma. Madama è frutto del cuore, frutto di una Puccini la vide in teatro, rimase colpito e strappacuori, forse una delle pochissime opere in cui, a parte il finale di Bohème, anch'io che la dirigo, anche se si conoscono le note, si conosce il testo, si conosce tutto, dico vabbè, adesso non ci emozioniamo, invece no, è una delle opere più commoventi sicuramente del repertorio mondiale. Lei condivide? Assolutamente sì, opera commovente, opera trascinante dal punto di vista della emozione, ma anche della ragione che sempre trova il pubblico quando viene a teatro ad assistere alle grandi opere del repertorio. E sentite invece quello che ci ha detto Amarilli Nizza, che interpreta appunto la parte di Madama Butterfly, proprio dello scherzo che può giocare appunto l'emozione delle volte, anche, ma verrebbe da dire soprattutto su un grande interprete. Sentiamo. Io mi emoziono in maniera drammatica, nel senso che comincio proprio a piangere mentre sto cantando, con tutte le difficoltà che questo comporta, perché quando piango naturalmente le lacrime scendono, vanno in gola, quindi c'è il rischio sempre per la voce ed è una componente che può mettere in crisi, ma che insomma in qualche modo riesco a gestire, perché non mi riesce di distaccarmi, quindi mi sono rassegnata al fatto che il coinvolgimento è totale. E ho trovato il sistema di comunque non far rompere la voce, perché il rischio è sempre quello, no? Che la lacrima o comunque il pianto faccia improvvisamente rompere la voce. Allora, poi torniamo a parlare della Butterfly, ci interrompiamo un attimo per fare un discorso più generale, no, dottor Orazzi? Questa appunto è la
terza opera in cartellone, cartellone aperto entusiasmantemente da Un ballo in maschera. L'occasione fa il ladro di Rossini è stata salutata con un affetto poi molto, molto particolare anche da chi di solito storce un po' il naso di fronte a queste cose. Per il Verdi, in questo preciso momento della sua vita, insomma, no? Che cosa significano questi due successi, in questo momento? E confermiamo innanzitutto il successo di una stagione che è partita molto bene, che segue una stagione che ha ottenuto un Vero. grande successo, anche quella, diciamo, del 2013, partecipata da un pubblico enorme, 1.000 spettatori di media per l'opera nel 2013, e sono veramente tanti. Due premi, un premio a Abbiati al Macbeth e un premio come miglior spettacolo classico dell'anno alla produzione di balletto che abbiamo realizzato con il Teatro di San Pietroburgo, la Tragédie de Salomé. Il 2014 era un anno di verifica, siamo partiti molto bene perché è l'anno in cui noi stiamo lavorando con il Ministero per avere nuovi finanziamenti, pertanto diventa molto molto importante che la stagione abbia successo, che il pubblico ci segua come sta facendo e che il teatro produca, come lei sottolineava all'inizio, ad un ritmo veramente serrato, perché l'ultima recita dell'Occasione fa il ladro è stata il 18 di febbraio e già la prossima settimana saremo in scena con Butterfly. Tant'è vero che io, quando poi ho guardato un po' gli appuntamenti, eccetera, sono rimasto un po' basito perché ho detto come già la terza, non mi ero nemmeno abituato alla seconda. Senta, dottor Orazio, adesso insomma, sono giorni particolari, sono giorni caldi per quanto riguarda la formazione del nuovo governo, eccetera. Voi come seguite? Perché c'è sempre questo discorso, no, che si fa, vabbè, i ministri passano, rimangono i funzionari. In realtà immagino che vi è più in un ministero come quello della cultura se c'è un ministro forte è in grado di imporre qualche cosa di sé, di imporre qualcosa della propria concezione di cultura. Come state seguendo in questo momento? Siamo assolutamente in prima linea, voglio dirlo con grande forza e grande piacere a tutti i nostri concittadini di Trieste che il Teatro Verdi si è riaccreditato al più alto livello nazionale come un teatro d'opera di riferimento. Nella prima fase del nostro lavoro, tutta quella che è avvenuta nel 2013, abbiamo voluto sostenere con determinazione che i teatri d'opera italiani dovessero essere tutti quanti sostenuti dallo Stato allo stesso livello, senza figli e figliastri, diciamo così. Siamo riusciti ad ottenere questo, siamo riusciti ad ottenerlo anche dal punto di vista concreto dei finanziamenti, perché abbiamo avuto accesso ai fondi della legge Valore Cultura e già nel mese di dicembre c'è stata per il Verdi un'erogazione di circa 2 milioni di euro da parte del Ministero. Un'altra erogazione, un'altra sola c'è stata per Firenze e proprio in questi giorni, in queste ore, concorriamo ad un altro finanziamento su un volume di 75 milioni di euro che lo Stato metterà a disposizione per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Quindi il Teatro Verdi di Trieste c'è, vuole giocare la sua parte con grande forza, non ha paura di nessuno. Non ha paura di nessuno il Teatro Verdi, vuole un confronto con tutte le realtà nazionali e vuole il Teatro Verdi affermarsi ancora di più. Prima dicevamo di quanto fosse serrato il calendario degli appuntamenti e questo è un motivo di vanto per noi perché i nostri lavoratori in questa fase, in tutti i comparti artistici, l'orchestra, il coro, tecnici, i macchinisti, i laboratori e tutto il personale amministrativo stanno compiendo insieme un grande sforzo per poter servire il pubblico quasi tutti i giorni della settimana, non solo con le opere, ma come Anche con la sappiamo, sinfonica. esatto, anche con i concerti sinfonici che si, diciamo così, alternano all'andata in scena delle opere liriche. Lei
Lei ha sempre riconosciuto, no, il valore, anche questo brutto termine, delle maestranze, no? Cioè di chi lavora. Io l'ho detto già una volta, ma lo ripeto perché è una cosa bellissima. Io ho avuto modo, io non sono poi un conoscitore della musica, eccetera, però io ho avuto modo recentemente di assistere ad una prova d'orchestra. Si provava un movimento del Titano di Mahler, che credo abbia inaugurato poi Sì. la stagione sinfonica. E io adesso, vabbè, non uso volentieri questo termine quando parlo di me, però raramente mi capita di emozionarmi per qualche cosa di artistico, eccetera, perché insomma poi subentra anche per certi aspetti un certo cinismo. Però devo dire che quella prova, vedere per la prima volta, non avevo mai visto una prova d'orchestra. Capisci che in quel momento da quella gente sta passando la cultura, nel senso io ripeto, è stata un'esperienza mo molto particolare, molto interessante, durata poco, però è stata sufficiente per capire quanto è importante la cultura musicale nel nostro paese, quanto è importante appunto il lavoro di un'orchestra, quanto è importante il lavoro di un teatro lirico, eccetera. È vero, è vero. I luoghi dell'arte, i luoghi della musica sono i luoghi della trasmissione dei saperi e soprattutto è interessante scoprire, per quanti non lo conoscessero, quella parte del mondo che c'è dietro l'esecuzione di un concerto, dietro l'esecuzione di un'opera. È una parte molto grande, forse in un certo senso è anche la parte più interessante, e che lei abbia potuto riscontrare come i momenti delle prove non siano momenti, e diciamo così, di attività professionale qualificata però senza anima. Oggi sono per il Teatro Verdi con l'anima e con la grande professionalità. Questo è lo scatto, occorre dirlo, di forza, di mentalità, di coesione, di, aperte le virgolette, remare tutti dalla stessa parte, che posso dire oggi si manifesta nel Teatro Verdi. Non è poco, perché la mentalità, lo spirito di corpo non è qualcosa che si possa acquistare al supermercato. O ce l'hai o lo conquisti o riesci a trasmetterlo come a lei è stato trasmesso come giornalista che partecipava a una prova, oppure un teatro è un'altra cosa. E il teatro è tale quando c'è il fuoco acceso. E paradossalmente è ancora più coinvolgente, mettiamola così, quando vedi gli orchestrali in jeans e in scarpe da ginnastica. Ecco, questa è la dimensione ancora più, devo dire la verità, ancora più interessante, ancora più magica per certi aspetti. Torniamo, dottor Orazio, a parlare di Madama Butterfly, che tutto sommato non è un'opera. Nessuna opera è facile, oppure nessuna opera è difficile, bisognerebbe sempre mettersi d'accordo, no? È come quando uno studia all'università, è difficile studiare, non è difficile, insomma. Però, per esempio, soprattutto Amarin Lhiniza ci ha raccontato quella che è la difficoltà del suo personaggio, che è un personaggio che peraltro sta in scena per tutta l'opera, e voglio dire, appunto, non è che sia appunto una passeggiata. Sentiamo quello che ci ha raccontato Amarin Lhiniza, e intanto che dalla regia preparano il pezzo, io vi spiego perché qualcuno potrebbe anche avere questa curiosità. C'è questo bellissimo nome, Amarilli. Io gliel'ho chiesto perché, insomma, poi anche è diritto dei giornalisti chiedere queste cose. Il nome è un nome di origine greca, significa splendente, così, ed è anche il nome di una ninfa che appare, credo, nelle Bucoliche di Virgilio, o nelle Bucoliche o nelle Georgiche. Vediamo allora quello che ci ha raccontato Amarin Lhiniza proprio della difficoltà di interpretare Cho-Cho San. È un'opera estremamente impegnativa, prima di tutto perché il personaggio di Cho-Cho San è sempre in scena. Nel momento in cui entra, non esce più, canta, canta continuamente, canta cose tremende, drammaticissime, pesantissime da un punto di vista emotivo, psicologico, e questo chiaramente aumenta il coefficiente di difficoltà, perché non c'è un momento di riposo, non c'è un momento per uscire a bere un po' d'acqua, e il tutto con una tensione che cresce, cresce continuamente da quando si comincia a quando si finisce.
finisce, e questo è sfibrante, sfinente, insomma, una delle opere assolutamente, forse la più, da questo punto di vista, la più pesante. Allora, effettivamente rimanere in scena per tutta la durata di un'opera non è cosa da poco, effettivamente. Questa versione della Madama Butterfly ha girato un po' il mondo, fra l'altro, no? E ottenendo consensi su consensi praticamente in ogni posto in cui è stata. E si parla peraltro da Cipro, se non mi sbaglio, fino anche nell'Estremo Oriente. Esatto, è una bellissima edizione di Butterfly, con la regia di Giulio Ciabatti, le scene di Pierpaolo Bisleri, che io ho inteso senza indugio valorizzare e riportare in scena, perché oggi ci viene richiesto, in particolare dal Ministero, proprio per la necessità di fare anche economie gestionali, di attingere agli allestimenti che i teatri abbiano già prodotto negli anni passati e che meritino di tornare in scena, da una parte, di scambiare gli allestimenti di proprietà con gli altri teatri, cosa che abbiamo fatto con Venezia per l'occasione Fa il Ladro o con Parma per In ballo in maschera, e nel futuro, quando ci saranno delle nuove produzioni, realizzarle con un partenariato con altri teatri nazionali. E posso già preannunciare che per il 2015 e il 2016 noi avremo coproduzioni con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con il Teatro Reggio di Torino e con il Teatro Massimo di Palermo, e poi ancora con altri teatri. Tanto stiamo vedendo appunto le prove di questa mattina, vediamo anche la scenografia minimalista ma estremamente evocativa anche, insomma, no? della trama, eccetera, perché questo è un discorso che abbiamo intrapreso anche questa mattina con Renzetti, no? Cioè Butterfly è una delle opere che consente, diciamo così, un'interpretazione scenica come dire, anche più attuale, no? Nel senso, non ci sarebbe, ed è stata fatta anche tra l'altro, no? Non sarebbe difficile immaginarla, che ne so, appunto nel Vietnam piuttosto che in Corea, e quindi in momenti più vicini a noi. Oltretutto poi, e di questo ci parla il maestro Renzetti, La musica di Puccini, e questo potrebbe essere anche una specie di suggerimento per i più giovani, per chi magari voglia avvicinarsi per la prima volta all'opera tramite la Madama Butterfly, la musica di Puccini funziona in maniera molto simile, del resto siamo là e là, il cinema sonoro sarebbe esploso pochi anni dopo la morte di Puccini, quindi da un punto di vista, storicizzando la cosa, subito dopo la morte di Puccini, però la musica di Puccini agisce come una sorta di colonna sonora, no? Non c'è la tradizione verdiana sembra già abbandonata. Ci spiega Renzetti cosa intende dire appunto con questo nell'ultimo contributo esterno di oggi. Più con Verdi questo avviene, con Verdi le romanze verdiane sono quelle più acclamate dal pubblico, sono quelle in cui veramente l'esecutore deve stare un po' più attento, non solo il cantante che le canta, ma anche il maestro nel tempo, nella sonorità dell'orchestra. Qui Puccini è già più un teatro dall'inizio alla fine, diciamo, più legato tutto, la romanza non è a sé stante, entra dentro un percorso musicale straordinario. E quindi qualsiasi nota di questo autore può essere una romanza. È chiaro che poi c'è il clou, e come lei ha citato, in fondo su 3 ore di musica lei ha citato una romanza sola, no? Che è quella, poi c'è quella del tenore, e diciamo, Puccini non è come Verdi, ben, diciamo, catalogato in sezioni in cui c'è il duetto, poi c'è il terzetto, poi c'è il quartetto, poi c'è la romanza famosa, come anche l'Elisir d'amore, eh? L'Elisir d'amore ecco, nella Bohème Puccini un caso particolare, ha scritto appunto le due romanze conseguenziali, La Gilda Manina e Mi chiamano Mimì, e poi anche nell'ultimo atto. Ma in Madama no, Madama è una storia drammatica di per sé, come dicevo prima, strappacuori, in cui chiaramente un bel di vedremo fa parte però di questo emotional intento del compositore.
Ecco, il mio prozio invece amava moltissimo e andava in solluchero di fronte al coro muto. Mi è Certo. stato ricordato questa mattina a pranzo. Che cosa si prova? Non l'ho mai chiesto, dottor Razzi, che cosa si prova prima del debutto di un'opera? Che sensazione c'è? E poi è diverso rispetto alla prima della stagione, rispetto appunto alle prime dei vari spettacoli, o c'è comunque sempre lo stesso atteggiamento? C'è sempre lo stesso atteggiamento. Devo dire la verità, in queste ultime ore gli impegni ministeriali mi hanno un po' sottratto alla partecipazione, alla preparazione in particolare di quest'ultimo spettacolo, delle prove. Di norma sono presente a partire dalla prima prova di sala con i cantanti e poi seguo anche le prove di regia. Ogni produzione vale come una prima, non c'è una diversità tra l'una e l'altra perché il cartellone, così come l'ho impostato anche per il 2014, si presenta un po' come tutto è una prima. Era una prima l'occasione Fai il ladro che ritornava in epoca moderna al Verdi dopo essere stato presente nell'Ottocento. È una prima questa Butterfly e sarà dopo la Butterfly una prima la Traviata. Non c'è diversità e in questo senso non c'è diversità nella emozione perché gli artisti, a cominciare dal direttore d'orchestra, i solisti di canto, i nostri artisti del coro, i musicisti, se ti vedono come direzione alle prove, se ti vedono E vuol partecipare, dire che presente, intervenire, hanno anche, direi, la sensazione che il loro lavoro venga apprezzato e seguito durante le prove e durante tutte le recite. Io sono presente prima e dopo nei camerini per complimentarmi con gli artefici dello spettacolo. allora, siamo in chiusura. Io intanto vi ricordo le date, poi allora Madama Butterfly debutta il 27 di febbraio, poi ci sono repliche il 28 di febbraio e il 2, il 4, il 6 e l'8 marzo. 28 febbraio e 2 marzo c'è anche un doppio spettacolo, vedo un... No, c'è un... Chiedo scusa, c'è l'altro cast. Cioè, se beh, Altro cambio il cast, cast, si insomma, cambia sì, il ho cast, sì. sbagliato un attimo, ci sono troppi asterischi, mi sono perso con gli asterischi. Allora, e subito dopo invece la Madama Butterfly, come lei ha anticipato, c'è un'altra grande eroina, cioè questa Traviata, che è quella che viene detta la Traviata degli specchi, no? Quindi c'è già una certa curiosità per il ritorno di questa Traviata. E posso anche anticipare che la prossima settimana, credo mercoledì, noi torneremo ad occuparci della Madama Butterfly, perché avremo ospite, credo, proprio il direttore d'orchestra Donato Renzetti, che è una persona simpaticissima, per cui insomma sarà interessante anche chiacchierare di altro che non della Madama Butterfly. Grazie ancora al dottor Claudio Razzi, che è il sovrintendente del Teatro Verdi. Buon lavoro Grazie. Per il prosieguo della stagione, che noi documenteremo. Adesso c'è il telegiornale, cioè datemi tempo, giusto un attimo che vado a bere un bicchiere d'acqua, poi ci rivediamo. E Trieste in diretta, attenti, torna la prossima settimana, però con il nuovo orario dalle 18 sempre alle 19:25. Grazie a tutti e buon weekend.